ufficiale. Scontro diretto sul limitare della zona calda doveva essere e battaglia all'ultimo parziale è stata. Casalmaggiore vince al tie break il duello con Bergamo, unica gara in programma nella domenica della terza giornata di ritorno, turno falcidiato dai rinvii causa Covid. A Cremona si gioca e la scorpacciata di volley è una maratona di 2 ore e un quarto, complice i tanti ribaltoni di una partita a caccia continua di padrone. Le rosa partono in formazione tipo con Montibeller in campo da subito, nonostante qualche apprensione al ginocchio destro. Le orobiche si affidano alla diagonale Valentin Fawcett-Johnson. L'avvio è punto a punto e i due opposti si attraggono anche nel tabellino. 7 punti per entrambe, ad avere la meglio ai vantaggi 29 a 27 è la EPU, che sulla scia del finale di set si prende anche il secondo parziale 25 a 19. Dalle sabbie mobili risale una Bergamo che con Enright e Loda condanna la ricezione rosa e rimette tutto in discussione 20 a 25 il terzo set, 17 a 25 il quarto. Al tie break Casalmaggiore cambia pelle e, trascinata da Stufi, scava subito il solco che la Zanetti non riuscirà più a ripianare. Finisce 15 a 9 con Montibeller MVP da 23 stoccate vincenti e una EPU che guadagna 2 punti preziosi. A Bergamo il rammarico di non aver completato un clamoroso ribaltone.